E allora, perfetto, buonasera a tutti, ben ritrovati con questo appuntamento mensile di formazione in compagnia di Gabriele Bellelli. Ciao Gabriele, ben ritrovato. Buongiorno, buonasera a tutti. Ciao Riccardo. E, insomma, Gabriele, questo, come ricordiamo ogni volta, è un appuntamento un po' che ci ritagliamo una volta al mese per fare un po' un punto della situazione con quelle che sono le nuove emissioni di certificati, con quelle che sono fondamentalmente le tue analisi di mercato. Quindi andiamo un po' a scovare, come hai detto poc'anzi, qualche prodotto tra le ultime emissioni, ma andiamo a fare anche un po' una ricerca tra i prodotti emessi in precedenza. Quindi non si parla solo di nuove emissioni, ma si parla magari di strutture che possono essere adatte ad affrontare i momenti di mercato. Scusate, tolgo un po' di roba che ogni tanto mi compare qui. Allora, due pillole prima di due remind a tutti prima di iniziare con il nostro webinar. Ricordo a tutti che il webinar è registrato e sarà disponibile presumibilmente domani mattina, domani pomeriggio, nell'area One Markets webinar qui del nostro sito www.investimenti.unicredit.it. Sarà dato anche a Gabriele, quindi copia di registrazione, poi anche lui provvederà a renderlo disponibile sui suoi canali. Vi ricordo anche che la chat è a vostra disposizione per le domande, e ricordo anche questo, gli eventi sono sempre, diciamo, molto interessanti, riceviamo per fortuna anche numerose domande, quindi il nostro obiettivo è quello di rispondere a quante più domande possibili. Scusateci se non riusciamo magari a farlo, ma cerchiamo di seguire anche una scaletta condivisa con Gabriele, giusto per avere un filone, insomma, che ci permetta di andare avanti. Quindi, qualora voi abbiate delle curiosità e qualora non riuscissimo, insomma, a soddisfarle, potete scrivere a noi, alla nostra email che è info.investimenti@unicredit.it, la trovate qui sotto, oppure chiamarci al numero verde 800 01 11 22. Detto questo, sono un po' i messaggi iniziali. Gabriele, io a questo punto passerei la parola a te e ti passo anche lo schermo, così ci fai vedere un po' di tue analisi e sentiamo cosa hai da dirci. Sì, volentieri. Allora, chiedo conferma se vedete il mio monitor. Si vede, perfetto. Perfetto, benissimo. Allora, come al solito, ci dedichiamo velocemente a una panoramica, no? Dei mercati finanziari, giusto per dare un inquadramento. Allora, rispetto al mese scorso, in realtà è cambiato poco da questo punto di vista, perché i mercati finanziari, azionari in particolare in questo caso, hanno continuato a salire, hanno continuato nella loro fase rialzista. Quindi, da questo punto di vista, che cosa possiamo sottolineare? Beh, in questo primo grafico noi troviamo due elementi simbolo dei mercati azionari. In alto abbiamo il grafico a candele giapponesi, colorate, no, di rosso e di verde, dell'S&P 500, cioè il principale indice americano e di fatto leader mondiale degli indici. La linea di sotto che noi, che vedete, è quella, la linea continua bianca, rappresenta il VIX, che è il suo indice della paura. Da un punto di vista operativo abbiamo una situazione curiosa che, ripeto, ci accompagna già da qualche mese. Abbiamo cioè l'azionario sui massimi, in particolare sono massimi storici, quindi è ancora più significativo il dato, accompagnato però da volatilità sui minimi. Attenzione, perché la volatilità è ciclica e quindi alterna fasi in cui è particolarmente compressa, fasi in cui invece ha dei momenti di espansione, poi raggiunge un culmine e decresce. Attenzione però, perché sottolineo che la volatilità è ciclica, perché in genere la volatilità in aumento si accompagna a un ribasso dei mercati finanziari. Non è un caso che il VIX sia chiamato indice della paura, perché fondamentalmente vedete il valore dell'indice VIX tende ad aumentare durante le fasi di ribasso dei mercati. Quindi, da un punto di vista operativo, una volatilità sui minimi, che quindi potrebbe, dal momento che ciclica, tornare a crescere, potrebbe accompagnarsi a una correzione dei mercati. Considerando che siamo sui massimi storici, la situazione è senz'altro delicata. Quindi, attenzione, i due elementi per una correzione ci sono tutti: i massimi
per l'azionario e minimi per la volatilità. Quindi questo significa fondamentalmente prudenza dal punto di vista operativo. Questo è il primo dato. Questa stessa prudenza noi la possiamo trovare anche in quest'altra forma grafica, quello che vediamo in sfondo, in questo caso il ratio, cioè il rapporto matematico tra due grandezze. Mentre prima ho fatto vedere il rapporto tra l'S&P 500 e il VIX andando a rapportare il valore di uno e il valore dell'altro, ma facendo un confronto grafico, in questo caso che cosa facciamo? Facciamo il ratio, cioè proprio la divisione matematica tra l'indice azionario. In questo caso decliniamo il tutto in chiave europea, quindi prendiamo l'Eurostoxx, che è il principale indice azionario europeo, e ci abbiniamo il VSTOXX, che è il suo indice della volatilità. Quindi prendiamo la quotazione dell'Eurostoxx, la dividiamo per la quotazione del VSTOXX. Quello che troviamo, vedete, questo grafico a candele. Abbiamo quindi ricreato un indice, si dice sintetico, cioè un indice che non esiste in natura, ma che viene creato appositamente. Di fatto si crea una nuova serie storica, ecco, chiamiamola in questi termini, che come tale può essere analizzata. Possiamo quindi andare a analizzare con lo studio del trend piuttosto che ipercomprati, prevendute, eccetera. Noi in questo caso, come al solito, ci concentriamo sul discorso degli eccessi. Quello che vedete sono due bande simili alle bande di Bollinger, potrebbero tranquillamente essere sostituite dalle bande di Bollinger, che non cambierebbe molto. Il dato quindi è quello di andare alla ricerca degli eccessi sul ratio. Nel dettaglio, che cosa possiamo trovare? Beh, possiamo trovare degli eccessi ribassisti, qui li vedete colorati di blu in automatico dal software. Questi sono eccessi ribassisti, cioè abbiamo delle chiusure del ratio a un valore minore rispetto a quello che è la banda inferiore, quella linea blu. Queste rappresentano le buy zone, cioè le zone di acquisto, le zone in cui in genere sui mercati c'è particolare tensione sui prezzi, ci sono dei crolli, no? Il sangue scorre un po' sulle quotazioni, quantomeno c'è mare mosso. Quelle sono le zone quindi d'acquisto. Al contrario, invece, quando abbiamo una quotazione, quindi un eccesso rialzista superiore alla banda superiore, scusate il gioco di parole, questa linea rossa, in automatico vedete le candele vengono colorate di rosso e segnalano invece un eccesso rialzista. Ecco, tutte le volte che abbiamo un eccesso rialzista dobbiamo cominciare a essere prudenti dal punto di vista operativo. In questo momento noi siamo, vedete, in una situazione dove da 1, 2, 3 settimane, quella è l'ultima candela, in realtà è in formazione tuttora, oggi è mercoledì, mancano ancora un paio di sedute alla fine della settimana, però fondamentalmente il dato che noi abbiamo in questo momento è che da 3 settimane siamo in una situazione di eccesso rialzista. Quindi questo conferma la prudenza che vedevamo nell'immagine precedente. Per cui, da un punto di vista operativo, ecco, attenzione dal punto di vista operativo nell'aprire nuove posizioni rialziste. In chiave di certificati, che cosa significa? Beh, significa fondamentalmente privilegiare, poi è chiaro che è un discorso di pianificazione finanziaria personale, però in linea generale andare a privilegiare quei certificati che hanno la barriera discreta, possibilmente anche una barriera profonda, l'effetto memoria della cedola e, se possibile, a seconda dei contesti, anche magari l'opzione airbag, che non fa mai male, perché in caso di evento barriera effettivamente la performance negativa, quindi la perdita monetaria, per dirla in modo semplice, viene sicuramente attutita, viene ridotta. Ok, io direi che come introduzione il quadro è questo. Ti ripasso la linea, Riccardo, non so se ci sono Sì? domande su questi argomenti, nel caso rispondo molto volentieri. Per il momento non abbiamo ancora una domanda, non abbiamo ancora domande. Una domanda te la faccio io se posso, Gabriele. Abbiamo visto fondamentalmente da questo grafico. Beh, no, è una domanda che un po' che ti faccio, diciamo, solitamente e che mi piace anche fare un po' a tutti gli analisti con cui lavoriamo, facciamo questi appuntamenti di formazione. Premesso che dal grafico sembra appunto che si sia in una situazione di eccesso di rialzo, quindi ci potrebbe stare uno storno. Vorrei sapere come vedi tu il mercato in questo momento, se fondamentalmente lo vedi ancora un mercato forte, quindi con trend magari di fondo rialzista, oppure se secondo te effettivamente può esserci un ribasso o una correzione magari nel periodo e può essere sfruttata come opportunità, come buy opportunity, insomma. Sì, assolutamente. Beh, il trend di fondo, andiamo a vedere nell'indice, nel grafico, sul computer qui non risponde, scusate, eccoci qua,
Dicevo, qui lo vediamo, prendiamo l'S&P 500, prendiamo il mercato leader, no? La tendenza di fondo è rialzista. Quello che io mi aspetto è una correzione di breve periodo. Non sto parlando di crolli, non sto parlando di inversioni di tendenza o situazioni di questo tipo, sto parlando di una correzione fisiologica, come ce ne sono state, come periodicamente ci sono poi sui mercati. Consideriamo che è vero che la stagionalità è propizia perché aprile è uno dei mesi più positivi per l'azionario, però non dimentichiamoci che è un mercato che è salito quasi in verticale con volatilità, vedete, estremamente contenuta. Quindi un ritorno su livelli più bassi delle quotazioni serve anche per rendere sostenibile il trend. I trend verticali fondamentalmente non sono sostenibili sul lungo periodo, per cui una fase di correzione rende nuovamente le quotazioni più appetibili. Io ritengo che la correzione sarà senz'altro una nuova buy opportunity. Al momento io non vedo particolari problemi per l'azionario. L'unica speranza che le banche centrali sono schierate. Il governo Biden, il presidente Biden, no, il presidente Biden ha varato un piano di sostegno all'economia particolarmente robusto. Quindi da questo punto di vista gli elementi per fare bene continuano a esserci. Le prime trimestrali, siamo adesso nella stagione trimestrali, sono state positive, per cui è vero, siamo le prime, mancano tante altre situazioni, però diciamo così che il primo passo sembra positivo. L'unica spada di Damocle è l'andamento, secondo me, della campagna vaccinale, fondamentalmente. Se qualcosa dovesse andare storto, oggi c'erano le voci, no? Prima abbiamo avuto i problemi con AstraZeneca, adesso ci sono qualche dubbio, qualche problema con Johnson & Johnson, e quindi se questo dovesse rallentare il piano vaccinale, allora può darsi che ci sia poi un rallentamento su quella che è la ripresa economica. Ma al di là di queste spalle di Damocle, io in questo momento non vedo inversioni di tendenza all'orizzonte. Poi, per carità, i mercati sono fatti per sorprendere, no? E spesso e volentieri vanno dalla parte opposta a quello che uno ipotizza, però per quello che si vede a livello grafico, a livello economico, non ci sono segnali al momento di. Segnali di inversione del trend, certo. Guarda, quindi potrebbe non verificarsi, insomma, il cosiddetto selling May e go away, cioè diciamo siamo anche alle porte un po' di maggio e viene ogni tanto ricordato il detto, appunto, perché maggio solitamente era un periodo storicamente in cui si osservavano delle vendite. Questa è una battuta. No, è una battuta che ha un fondo di verità. A maggio, il prossimo mese, faremo vedere le statistiche, perché Benissimo. il famoso detto sell in May and go away, che vuol dire quando arriva maggio vendi e goditi l'estate, in pratica riassumendo, no, in modo grezzo, non letterale, ma giusto il concetto, fondamentalmente è reale, cioè c'è una stagionalità propizia che va da ottobre a aprile, e se uno fa due test, no, e dice io compro la prima seduta di mercati aperti di ottobre e vendo in chiusura l'ultima seduta di mercati aperti di aprile, che cosa trovo? Trovo un'equità che cresce. Allora qualcuno malizioso potrebbe dire, beh, il mercato americano è storicamente salito, è chiaro che di conseguenza l'equity line è rialzista. Allora cosa si può fare? Si può fare il giochino contrario, cioè compro la prima seduta di maggio e vendo l'ultima seduta di settembre. No, se Certo. fosse una questione di mercato rialzista, allora dovremmo avere un equity line rialzista anche in questo caso. Qui non ho il grafico, ce l'ho sul lato computer, in realtà sui miei broker ci metterei 2 secondi, ma dovrei proprio spostarmi fisicamente. Lo vediamo nel prossimo webinar, ma va già, vi anticipo che l'equity compra maggio, vende settembre, fa schifo, cioè perde soldi. Vi dirò di più, si può fare il gioco contrario, cioè si può fare, sto investito sull'azionario da ottobre ad aprile compresi, e poi nel periodo invece che va da maggio a settembre, che cosa compro? Compro l'obbligazionario. Volendo si può fare anche qualcosa di più raffinato, cioè nel mese di gennaio, invece di essere investito sull'azionario, sono investito sull'oro. Quindi fondamentalmente la logica sarebbe, lo vedremo proprio il mese prossimo, vi faccio vedere l'equity line, compro a ottobre e vendo a fine dicembre l'azionario. A gennaio, fino a metà febbraio, mettiamolo in questi termini, sto investito sull'oro fisico, e da metà febbraio a fine aprile compro di nuovo l'azionario. Da maggio a settembre sto invece investito sull'obbligazionario. Vedrete che ci sarà un equity line particolarmente interessante.
Bello, bello, mi piace come esercizio. Poi magari al fianco, se vogliamo, questo ce la dobbiamo studiare, sta nascendo così ovviamente, magari al fianco ci mettiamo anche la risultante dell'investimento nel certificato, così vediamo se è stato più profittevole, se era più profittevole investire in un certificato piuttosto che magari nell'azionario. Capiamo un po' come può essere andato. I certificati non vale perché hanno un trucco, hanno un rendimento asimmetrico, per cui Esatto. ti permette di guadagnare anche in caso di moderato ribasso del sottostante, no? Quindi i certificati, Esatto. da questo punto di vista, sono uno strumento particolarmente interessante. Sì, però ovviamente come tutti gli strumenti asimmetrici, nel caso in cui come sappiamo tutti, nel caso in cui ci fosse stato un eccesso di rialzo, magari il certificato ti permetteva di incassare parte del rialzo, diciamo, che aveva goduto, quindi di cui aveva insomma registrato l'azione. Quindi tendenzialmente diciamo ci sono pro e contro su tutti gli strumenti finanziari. Prima di riprendermi lo schermo, Gabriele, andare nel vivo dei certificati da far vedere, c'era una domanda sul grafico del rapporto Eurostoxx VSTOXX, in cui ci chiedono: storicamente ci sono mai state rotture molto al rialzo dell'upper line, quindi se magari se è andati per più tempo a rialzo senza che ci fosse una correzione? No, è capitato volendo il contrario, cioè che ci fossero dei momenti, degli scostamenti verso il basso della lower band, quindi della banda inferiore. Sulla banda superiore non tantissimo, però ci possono Ok. essere situazioni di questo tipo. Vedete, qui abbiamo un eccesso leggermente riassorbito, di nuovo eccesso, leggermente riassorbito, di nuovo eccesso. Cioè, questa situazione, che uno la vede in grafico, sembra che sia durata poco, ma se noi andiamo a guardare, è durata, vedete, da dicembre fino ad aprile, quindi è durata parecchi mesi questa situazione. Certo. Senti, c'è un'altra domanda, poi non so, è prevalentemente di mercato, quindi vediamo se effettivamente vuoi rispondere, perché è un qualcosa più prettamente tuo, che è relativo ad azionario obbligazionario, quindi si parla anche un po' di rotazione tra strumenti, di qualora scendesse l'azionario e l'obbligazionario, cioè cosa succederebbe all'obbligazionario qualora i tassi rimarrebbero negativi, insomma. Quindi insomma, Succede all'azionario se i tassi continuano a rimanere negativi? se scende Beh, l'azionario e i tassi rimangono negativi, cosa può succedere all'obbligazionario, insomma? Però, ti ho detto, è fondamentalmente magari un'analisi che bisogna fare con calma e in un secondo momento, dato che siamo magari in un contesto particolare, ed eventualmente lo possiamo riprendere in un secondo momento o in un secondo webinar. da un punto di vista operativo, allora normalmente i mercati finanziari, e se ho capito bene il contesto, la domanda è la seguente. Allora, io paragono sempre i mercati al principio dei vasi comunicanti, no? I mercati si muovono in fasi risk on e risk off. Risk on, dove gli investitori fondamentalmente vedono sereno, quindi sono propensi ad assumere rischio all'interno del portafoglio. E quindi che cosa fanno? Comprano l'azionario fondamentalmente e contemporaneamente cosa fanno? Alleggeriscono la parte di obbligazioni, no? E al contrario, invece, quando entriamo in una fase di risk off, gli investitori diventano avversi al rischio, che cosa fanno? Alleggeriscono, quindi vendono l'azionario per andare a comprare con il denaro che hanno incassato, che cosa? L'obbligazionario o eventualmente anche l'oro, no? I cosiddetti beni rifugio. Nelle fasi di panico, invece, tutti vendono tutto perché vogliono il cash. Ma no, quindi ci sono queste tre fasi. In un contesto normale, fino quindi a una decina d'anni fa, questa situazione funzionava molto bene. Se uno fa dei test dove dice, ok, quando il mercato azionario inizia a scendere, compro l'obbligazionario e viceversa, effettivamente si ottengono delle equity line assolutamente interessanti, cioè crescenti, con sistemi anche molto semplici. Questo dimostrava che effettivamente c'era una situazione di vasi comunicanti, cioè vendo l'azionario e compro l'obbligazionario. Attenzione però perché in questa fase storica di tassi a zero, l'asset obbligazionario è un asset quasi privo di rendimento fondamentalmente. Quindi il giochino dei vasi comunicanti oggi funziona leggermente meno bene rispetto a prima, perché molti investitori cosa fanno? Quando diventano avversi al rischio, è vero che vendono l'azionario, poi magari possono comprare dell'oro eventualmente, ma difficilmente grosse masse andranno sull'obbligazionario, perché
perché fondamentalmente l'obbligazionario in questo momento non è considerato una sorta di diversificazione, perché esprime rendimenti molto striminziti. Spesso e volentieri in questi casi o resta liquido, proprio cash, o viene investito nell'oro. Quindi se era questa la domanda, intanto dovrebbe essere questo, spero di aver interpretato. Sì, credo proprio di sì. Senti, allora intanto mi riprendo, insomma, lo schermo, così passiamo Passato a... anch'io. Ecco, esatto. No, Il bullo e mantenevo lo schermo. senti, allora facciamo vedere anche questo, in attesa del primo ISIN, faccio vedere anche a tutti questa sezione che è una sezione info, avvisi e poi nuovi prodotti. Nella sezione nuovi prodotti trovate in ordine cronologico tutte le emissioni, quindi qualora vi interessi andare a consultare le ultime emissioni Unicredit, le troverete qui. E diciamo un elenco non con prezzi, quindi non vi sono i prezzi dei prodotti, ma ci sono le varie brochure, quindi qualora vi interessi consultare l'emissione, insomma, magari dei Maxi Cash Collect, che è appunto un Cash Collect con Maxi Premio, cliccando sulla parolina PDF viene fuori il appunto PDF relativo all'emissione. L'ho detto, magari a beneficio di chi non conosceva questa sezione, può esservi molto utile, insomma, ad andare a consultare. Ok, vai Gabri, dimmi i primi codici così li andiamo ad D00HV4L, analizzare. S15. Siamo proprio su Maxi, su un Cash Collect Maxi. In questo caso andiamo su un worst-off, nel senso che è un certificato con più sottostanti. In questo caso sono tre: Beyond Meat, Coca-Cola e McDonald's. Coca-Cola e McDonald's non hanno bisogno di presentazioni. Beyond Meat, lo diciamo per chi non la conoscesse, è un'azienda molto interessante, quotata da poco, che fondamentalmente che cosa fa? È riuscita a trovare una formula per creare fondamentalmente un prodotto vegetale, quindi va benissimo anche per i vegani, per intendersi, che ha la consistenza e il gusto della carne, quindi fa degli hamburger o cose di questo tipo, no? E fondamentalmente io non li ho provati, ma chi li ha provati dice che è una grossa differenza effettivamente tra un hamburger di carne e uno di non meat, non c'è né nella consistenza né nel sapore. Io da carnivoro non mi sono ancora attentato, però tutti me ne hanno parlato, confesso, bene. Questo, dicevo, è un certificato a capitale condizionatamente protetto, quindi capitale a scadenza protetta a patto che non si verifichi l'evento barriera. È un prodotto, lo vedremo, che paga una cedola, pagherà invece in realtà due cedole perché sono due diverse. La prima ha una caratteristica, le seguenti ne hanno un'altra. Dopo lo vedremo. Dicevo che comunque paga una cedola condizionata, cioè viene pagata se si verifica la condizione per il pagamento della cedola. E dicevo, e quindi va a soddisfare, no, l'obiettivo entrata periodica. Il nome, il codice ISIN del prodotto li abbiamo già fatti vedere. Se vuoi andare su, magari così si vede Stavo in leggendo le grande. domande nel frattempo. Perché spesso volentieri ci mi dicono: ma non si vede l'ISIN bene. Qui, se guardate, vedete sotto la definizione, trovate proprio l'ISIN scritto in grande. Lo trovate anche più sotto, lo trovate anche più sotto nel sito, però fondamentalmente. È partito un coso, ok. È partito. Dicevo, questo è il dato. Allora, dicevamo, è un certificato con tre sottostanti, è quotato sul mercato regolamentato, è quotato sul Sedex di Borsa Italiana, quindi lo possiamo comprare, lo possiamo vendere. Una cosa che negli ultimi webinar, secondo me, abbiamo ripetuto, ma vale sempre la pena per i nuovi amici che ci ascoltano. Attenzione, perché i certificati sono efficienti fiscalmente. Ad esempio, questo, sia le cedole che le eventuali plusvalenze di prezzo, quindi lo compro ad esempio a 103, lo rivendo a 107, quindi sia la plusvalenza di prezzo, quindi la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita positiva, quindi sto guadagnando, che la cedola incassata produce reddito diverso e può essere utilizzata per recuperare eventuali minusvalenze pregresse. Questo lo sottolineo per due motivi. Primo, perché secondo me l'altra volta non l'avevamo sottolineato, ma è un aspetto fondamentale dei certificati. Secondo, perché questi certificati si chiamano Maxi. No, per un motivo bene particolare, perché fondamentalmente la prima cedola è particolarmente generosa. In questo caso stiamo parlando di una cedola del lapsus incredibile del 15%. 15%. Esatto, ma mi stavo confondendo perché l'altro certificato che faccio vedere dopo ha una cedola del 13%. Allora mi sfuggiva Sì.
memoria, il dato, no, questo ha una cedola del 15%, quindi è un prodotto che va a soddisfare proprio anche la necessità di quegli investitori che hanno la necessità di recuperare minusvalenze, no? Uno degli aspetti fondamentali del recupero minus è organizzarsi per tempo, no? Spesso e volentieri gli investitori arrivano a fine anno, no? Proprio gli ultimi 10-15 giorni di dicembre si svegliano, cavolo, c'è del minus in scadenza in portafoglio, Dio che certificato compro. Quindi loro devono di forza, di fatto, accontentarsi di quello che offre in quel momento il mercato. Gli emittenti ovviamente fanno il loro mestiere in quel periodo, piazzano no, una marea di certificati, eccetera, del tema. Però se voi vi organizzate per tempo, ovviamente avete molta più scelta fondamentalmente, no? Quindi partire già a inizio anno, adesso non è proprio inizio perché siamo già ad aprile, quindi ormai siamo in primavera più che, però in ogni caso partire per tempo ti dà ovviamente la possibilità di scegliere molte più soluzioni per il caso specifico, perché spesso e volentieri il rischio di comprare il certificato a fine dicembre o comunque in periodo avanzato è quello di trovare dei certificati che sì, ti pagano un bel cedolone, ma dopo poi li devi rivendere perché fondamentalmente magari sono privi di interesse, no? E quindi li usi giusto per, diciamo così, dare un calcio alle minusvalenze, no? Per rinnovarle, sarebbe corretto dire, più che recuperarle, mentre invece in questo caso se tu puoi scegliere con mesi di anticipo, ecco, magari trovi dei certificati che tu compri oggi, incassi la cedolone, in questo caso del 15%, ma ce ne sono tanti altri con cedole di ammontare diverse, quindi dicevo, tu compri questo con 15%, poi la struttura può essere interessante, possono essere interessanti i sottostanti, possono essere interessanti le altre caratteristiche che hanno, cioè la frequenza del pagamento, la distanza dalla barriera, eccetera, e quindi uno può valutare di mantenere il certificato in portafoglio e continuare quindi a. Quindi si tratta di un investimento che da un lato ti permette di recuperare il minus, ma dall'altro ti permette di essere efficiente anche per i mesi o per gli anni eventualmente a venire. Quindi da questo punto di vista, secondo me, pianificare il recupero minus è importante. Quindi queste missioni e quelle che nasceranno anche poi nei prossimi mesi sono sicuramente interessanti da valutare. Quindi questo ci tenevo a sottolinearlo. È un prodotto ovviamente con una barriera, in questo caso ci sono tre barriere, ognuna per ogni sottostante, dopo le andiamo a vedere. La barriera è discreta, quindi vuol dire attiva solo a scadenza. La scadenza è posta nel 2024 a patto che esattamente il 18 aprile del 2024, quindi nell'aprile del 2024, a patto che ovviamente non scatti l'opzione autocall, cioè di richiamo anticipato. In questo momento, se andiamo a vedere, vedete qui sotto troviamo i tre titoli che compongono il paniere, troviamo lo strike, cioè il prezzo iniziale che questi tre, che i tre sottostanti, scusate, avevano nel momento in cui il certificato è stato creato, troviamo la quotazione attuale del sottostante, troviamo il livello della barriera e quindi possiamo verificare se questi certificati, questi sottostanti, scusatemi, sono tutti sopra la barriera e possiamo verificare se sono anche sopra lo strike. In questo caso fondamentalmente che cosa troviamo che Beyond Meat e McDonald's sono sopra lo strike, Coca-Cola invece leggermente è sul filo fondamentalmente, più o meno è a livello dello strike leggermente sotto, è l'unico fondamentalmente che non ha questa caratteristica di essere sopra lo strike. La struttura cedolare è molto semplice, a differenza però dei classici cash collect, in questo caso abbiamo la maxi cedola, quindi fondamentalmente alla prima data di rilevazione, che è luglio di quest'anno, c'è il pagamento di una maxi cedola del 15%. Quindi fondamentalmente a luglio abbiamo due scenari, no? Tutti e tre i sottostanti sono superiori a livello della barriera, in questo caso si incassa la maxi cedola del 15% e si va alla rilevazione successiva. Secondo scenario, almeno uno dei sottostanti è inferiore alla barriera, la cedola è persa. Attenzione a due dati: primo, in occasione della prima data di rilevazione non è attiva l'opzione autocall, che sarà attiva invece solo dalla seconda data. Seconda condizione, attenzione perché la cedola non ha l'effetto memoria in questo caso, quindi questo certificato non gode di questo vantaggio, diciamo così, dal punto di vista. Ti offre un cedolone, però in cambio ovviamente è un gioco, no? La coperta corta, o ti scopri la pancia, o ti scopri i piedi, in questo caso la cedola non ha effetto memoria.
La cedola è trimestrale, la data successiva di rilevazione sarà ottobre. A ottobre si attiva l'opzione autocall, per cui fondamentalmente avremo tre scenari. Il primo, tutti e tre i sottostanti sono superiori allo strike. A questo punto il certificato mantiene la protezione, rimborsa il valore nominale e paga la cedola. In questo caso la cedola diventa dell'1,40%, sempre cedola a reddito diverso, che compensa anche questa eventuali minusvalenze. Secondo scenario, almeno uno dei sottostanti è inferiore allo strike, ma sono tutti e tre superiori alla barriera. In questo caso si incassa la cedola e si va alla data di rilevazione successiva. Terzo scenario, almeno uno dei sottostanti è inferiore alla barriera. In questo caso non si incassa la cedola però anche in questo caso non ha l'effetto memoria e si va alla data di rilevazione successiva. Questi tre scenari li abbiamo fondamentalmente fino a scadenza, se non scatta l'opzione autocall. La trigger è sempre la stessa, non è una trigger decrescente come in altri certificati, resta quindi esattamente il valore dello strike iniziale per ogni sottostante. E alla scadenza naturale, siamo ad aprile del 2024, che cosa succede? Succede che fondamentalmente si tira una riga sui livelli della barriera e quindi abbiamo due scenari. Tutti i sottostanti sono superiori alla barriera, in questo caso il certificato mantiene la protezione, rimborsa 100 e paga l'ultima cedola dell'1,40%, scenario positivo, scenario negativo, il secondo, almeno uno dei sottostanti è inferiore alla barriera, in questo caso si applica la formula, no, che abbiamo imparato a conoscere, prezzo finale del worst off, quindi dei tre sottostanti si va a prendere quello che durante la vita del certificato ha realizzato la performance è peggiore, la performance negativa peggiore, e si prende quello a riferimento. Quindi si prende il prezzo finale, lo si divide per lo strike di quel sottostante e si moltiplica per 100. In questo modo si ottiene il prezzo di rimborso in caso di evento barriera. Questa è la struttura di questo certificato. Secondo me è un certificato assolutamente interessante. Due titoli sono assolutamente tranquilli, se lo vogliamo da questo punto di vista. La parola tranquillo sui mercati è molto relativa, forse è un termine che non potevo anche risparmiarmi, no? Era giusto per farmi capire anche da l'uomo della strada, nel senso che sono due sottostanti particolarmente, diciamo, che hanno una volatilità minore rispetto a tanti altri sottostanti, hanno una loro storicità come tendenza rialzista, eccetera, e sono Coca-Cola e McDonald's. Il titolo sicuramente più frizzante di questo certificato è Beyond Meat, che è sicuramente un titolo molto più volatile rispetto a quelli che abbiamo appena descritti. È un titolo, però, secondo me, è un certificato, scusatemi, comunque interessante. Sì, allora, Gabriele, faccio un piccolo appunto sul timing con cui magari di cui parlavi in precedenza, quindi il non affannarsi nella ricerca magari di un prodotto essendo proprio a fine anno, magari la ricerca già nei mesi o comunque con calma nei mesi precedenti permette eventualmente di comprare anche dei prodotti, di monitorare l'andamento e di comprarli anche sotto la pari. Perché ovviamente no, diciamo, se lo comprate o diciamo, siete troppo a ridosso di quella che è la scadenza e quindi diciamo, vi affrettate alla ricerca di un qualcosa che paghi un premio, magari potete incorrere nella ricerca di certificati che hanno già un prezzo al di sopra della pari, quindi fondamentalmente perdete una parte del rendimento. Quindi importante anche in questo caso il timing. Una cosa veloce per tutti, fondamentalmente quelli che ci ascoltano. Nel KID, quindi il KID lo trovate qui nella sezione download, quindi si chiama documento contenente le informazioni chiave, abbreviato KID in inglese, trovate tutte quelle che sono le indicazioni relativamente alle cedole e ai trigger che sono state fornite da Gabriele. In più, nella sezione che vi ho fatto vedere in precedenza, che è appunto quella info avvisi, ora che si ricarica, eccola qua, info avvisi, nuovi prodotti e poi appunto qui a fianco alla nuova emissione del 1º aprile, punti 10, Cash Collect Maxi, trovate la brochure dove è spiegato anche il funzionamento dei vari scenari, i vari scenari che Gabriele, di cui Gabriele ha parlato in precedenza, quindi vedete cosa succede fondamentalmente alla prima data
di osservazione, quindi se il sottostante è maggiore o uguale alla barriera, il certificato paga il maxi premio. In data 22 di luglio, se il sottostante è minore alla barriera, il certificato non paga il premio. Alle date di osservazione finali cosa succede? E poi alla data di osservazione, e poi alla data di osservazione finale, che è il 18 aprile 2024, cosa succede al certificato qualora non sia stato richiamato in anticipo? Ricordo anche questa caratteristica, poi lascio a Gabriele per il secondo icing, che l'opzione autocall non è discrezionale, cioè nel senso che a differenza delle obbligazioni, fondamentalmente, nel momento in cui tutti ad una data di rilevazione, le date di rilevazione sono già prefissate, ok, al momento dell'emissione, e lo trovate appunto nel KID. Qualora alle date di rilevazione tutti i sottostanti, li vedete qui, tutti i sottostanti si trovano al di sopra del loro livello di fixing iniziale, quindi il cosiddetto strike, il certificato viene richiamato, quindi dall'emittente viene richiamato a 100. Perché ricordo questo? Perché alcune volte, Gabriele, noi riceviamo delle, non so se anche tu lo ricevi sui tuoi blog, sui tuoi social, se l'emittente ha facoltà, in realtà, quando si verifica appunto questa condizione, il certificato viene automaticamente richiamato, non è una facoltà dell'emittente il richiamo anticipato. Lo ricordo perché magari alcune volte ci si confonde con la clausola di autocallability dei bond, che in realtà è discrezionale per quanto riguarda l'emittente. Ricordo solo l'ISIN perché ci hanno chiesto di ripetere l'ISIN. Ed è, poi passiamo all'altro, scusami, lo vedo qua in alto, pardon, è un DE000HV4 SLS15, giusto Gabriele? Era questo? Avevo cambiato la pagina. Perfetto. Allora, mi hanno chiesto se, allora, l'ISIN abbiamo ok detto, il percorso per trovare questo documento si trova in info, avvisi e poi nuovi prodotti, lo trovate nel label nuovi prodotti, e ora siamo pronti per Gabriele per l'altro ISIN. Sai che possiamo far vedere, già che ci siamo, anche la sezione One Markets, dove rivedere le registrazioni, perché spesso volete mi chiedere. Informazione. Allora, su One Markets trovate tra l'altro non solo registrazioni ma anche dell'education, questo può essere assolutamente interessante anche per i neofiti, no? Ci sono webinar, ci sono eventi, no? Quelli nuovi, poi dopo c'è tutta la parte formativa. È una sezione molto interessante che vi consiglio di guardare, perché ci sono tutte le registrazioni, ci sono i nuovi webinar, cioè quelli che si dovranno ancora svolgere, intendo, quindi i prossimi. Sarebbe corretto dire, e poi dopo c'è la parte educational, no? Quindi non so, sui video con le caratteristiche di bonus cap, con tutte le varie caratteristiche dei prodotti, giusto per capire le caratteristiche, no? Le variabili che ne determinano il prezzo, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, sì, esatto, trovate proprio i video formativi qui. Allora, qui nella sezione trovate i webinar, come quello che stiamo facendo io e Gabriele ora, nella sezione One Markets TV sono la nostra registrazione in TV del mercoledì o del venerdì, nella sezione One Markets video formativi ci sono appunto i video formativi relativi al funzionamento dei prodotti, e poi pagine di formazioni trading o investimenti, trovate appunto delle pagine, insomma, di lettura, e potete leggere quando volete, quando avrete tempo, con la spiegazione di come appunto funziona i prodotti e i vari remind alle ultime emissioni. Eccoci, dovremmo aver detto quasi tutto. Vai Gabriele, andiamo con l'altro ISI. Allora, DE000HV4LRW2. Qui siamo sempre, è un certificato di fatto, come dire, gemello di quello che abbiamo appena descritto, cioè sempre un maxi fondamentalmente, perché paga una cedola a luglio del 13%, poi la cedola diventa dell'1,10%, è sempre un prodotto a capitale condizionatamente protetto, è sempre un prodotto cash collect, quindi paga una cedola condizionata, è sempre un prodotto che va a soddisfare l'obiettivo entrata periodica di un investitore, però in questo caso ovviamente cambiano i sottostanti, quindi se la struttura, le caratteristiche restano uguali a quelle che abbiamo descritto prima,
Quello che cambia, che cosa sono? Sono i sottostanti, no? Se a qualcuno non piacciono i titoli che abbiamo citato prima, ad esempio Amazon, scusatemi, McDonald's, eccetera, in questo caso che cosa troviamo? Se vai un attimo su Sì, Riccardo, scusami. lì troviamo, fondamentalmente vedete, sono tre società attive nel settore elettrico, troviamo EDF, troviamo la nostra Enel e Veolia. Fondamentalmente, quindi, questi sono i sottostanti. Le caratteristiche sono esattamente uguali a quelle che abbiamo visto prima, cioè un prodotto con una barriera discreta, un prodotto che scade nell'aprile del 2024, quotato al SEDEX, cioè un market maker a garantire la liquidità, quindi può essere comprato e portato a scadenza, comprato e portato eventualmente in autocall, ma anche rivenduto in qualsiasi momento sul mercato. I certificati in questo caso sono a scadenza 2024, volendo possono essere anche utilizzati, come dire, possono essere acquistati anche in momenti diversi, si chiamano ingressi frazionati, no? Quindi invece di comprare l'intera posizione inizialmente, che cosa faccio? Ne compro una prima parte adesso, poi mi mantengo delle cartucce, diciamo così, nel caso che i sottostanti dovessero correggere e di conseguenza anche il certificato, magari perdere qualche punto percentuale. In questo caso quindi posso andare a comprarne altre quote, che non è, attenzione, mediana al ribasso. Mediana al ribasso significa devo investire 10.000 euro su questo certificato, compro subito tutti i 10.000. Poi il certificato diminuisce di prezzo, ne compro altri 5. E in totale, invece di aver comprato i soli 10.000 iniziali, mi ritrovo a essere investito per 15.000. Questo è mediana al ribasso ed è un'operazione pericolosa dal punto di vista finanziario, perché fondamentalmente ti porta a fare il passo più lungo della gamba e quindi di conseguenza ad aumentare il rischio di portafoglio. Al contrario, invece, quello che dicevo io è un ingresso frazionato. Cosa vuol dire? Vuol dire che i 10.000 che ho stabilito di investire in questo titolo, in questo prodotto, in questo caso, non li vado a investire subito, ma ad esempio li divido in tre parti. Quindi il primo acquisto lo faccio con 4.000 euro, poi se le quotazioni scendono compro altri 3.000, poi se le quotazioni scendono ancora compro altri 3.000. In totale a quel punto mi fermo perché ho raggiunto la mia posizione, 4.000, 3.000, 3.000, da appunto i 10.000. Oltre a quella cifra non vado perché quella è la quota massima dedicata a questo specifico prodotto all'interno del portafoglio. Questa è un'operazione generalmente interessante sia per i certificati che per tante altre situazioni di mercato. Quindi sono due approcci completamente diversi. Un conto è frazionare, un conto è mediare. Mediare è un'operazione pericolosa, mettiamola in questi termini, frazionare un'operazione salsa, questo è il dato. Non è casuale la scelta che vi ho fatto 40-30-30, non entro nel merito della situazione, però fondamentalmente il dato è quello. Magari in un webinar più avanti faremo anche qualche simulazione di money management per illustrare questi dati. Cos'altro possiamo dire? La cedola è trimestrale, la prima cedola è del 13% e viene pagata a luglio se i tre sottostanti non sono sotto il livello della barriera. Nella prima occasione di luglio non è attiva l'opzione autocall e anche in questo caso la cedola non è a memoria. Né Certo. in occasione della prima né in occasione delle successive date di rilevazione. A partire dalla seconda data di rilevazione, siamo a ottobre, abbiamo invece tre scenari perché si attiva l'opzione autocall. Quindi si vanno a monitorare gli strike, lo strike resta immutato, quindi non c'è una trigger decrescente. E questo è quanto, insomma, la struttura fondamentalmente è quella che abbiamo descritto prima. A scadenza, se il certificato non viene richiamato in anticipo, abbiamo solo due scenari, cioè tutti e tre i sottostanti sono sopra la barriera, il certificato mantiene la protezione, rimborsa 100 e paga l'ultima cedola dell'1,10%, se invece almeno uno dei sottostanti è inferiore alla barriera, in quel caso invece il certificato non paga la performance negativa del sottostante. Quindi, se prende il certificato worst off, quello con la performance peggiore, si applica la formula, no, che abbiamo citato anche prima: prezzo finale diviso strike moltiplicato per 100. Quindi la struttura è esattamente la stessa di quella di prima. Quindi non entriamo più nei dettagli per non appesantire nella spiegazione, però il concetto è che abbiamo sottostanti diversi. Magari, sai, potrebbe essere utile tornare all'immagine di prima, li abbiamo già fatti vedere, però magari li riprendiamo perché io oggi ho selezionato questi due, però in realtà nulla vieta che qualcuno possa selezionare dei certificati diversi. Ad esempio, l'altro giorno qualcuno, non mi ricordo se sul mio gruppo mi ha scritto in privato, però mi ricordo
il dato cercava un certificato con sottostante il settore automobilistico, per dire, no? In questo caso, ad esempio, è già il primo, tra l'altro, no? Vedete, c'è Ford, Tesla e Volkswagen. Se piacciono questi sottostanti, ovviamente, perché poi, attenzione, la selezione non parte mai dal certificato. Il certificato è lo strumento per realizzare la pianificazione finanziaria, quindi alla base c'è pianificazione finanziaria, primo. Secondo, devo selezionare l'asset o il sottostante che ritengo abbia caratteristiche o per crescere o per avere una stabilità di prezzo, e poi di conseguenza cosa faccio? Vado a cercare se ci sono degli strumenti finanziari efficienti per investire su quel certificato, e a quel punto posso decidere di comprare l'azione, posso decidere di comprare, che so, una strategia in opzioni, posso comprare un certificato, se un indice è una cosa particolare posso valutare l'ETF. Quindi quello che devo fare è mettere in comparazione gli strumenti, trovare quello che in base alla mia pianificazione finanziaria è il più efficiente. Quindi mi raccomando, non partite mai dal certificato, ma partite dalla pianificazione e dall'analisi del sottostante. Alla luce di quello, poi cercate in questo caso il certificato più interessante. Quindi questo è un dato importante. E lo sottolineo sempre perché a volte invece si parte dall'analisi del certificato, no? Prescindendo dall'analisi del sottostante. Io mi ricordo proprio in una data, una delle ultime volte in cui ci si poteva incontrare di persona, no? Sulle torri lì in Piazza Gae Aulenti, no? La formazione a alto livello, mi ricordo che avevamo fatto un sondaggio, c'eravamo io e Silvia, e di una schermata, no? Di certificati, avevo chiesto qual era quello che voi aveste comprato, e c'era una minoranza, ma significativa però, di persone che avevano indicato quello con il maggior rendimento, no? Indipendentemente dal fatto che fosse un sottostante particolarmente volatile, no? Per cui il rendimento era altissimo, la barriera sembrava lontana, ma erano titoli che hanno oscillazioni del più 10, meno 10 al giorno, per cui perdere un 30% è come ridere fondamentalmente. Quindi attenzione, perché la selezione deve essere un po' più accurata. Qui trovate tante soluzioni fondamentalmente, c'è anche la medicina, no? C'è anche il settore del coso, come si chiama, sono titoli anche italiani fondamentalmente, Eni, Intesa, cioè dopo qui c'è un po' l'imbarazzo della scelta fondamentalmente, no? Ognuno Beh seleziona. sì, esatto Gabriele, quello che abbiamo fatto in questa emissione è cercare insomma di un po' mettere insieme dei panieri, che fossero dei panieri correlati o dei panieri insomma magari facenti parte a stessi settori piuttosto che dei panieri, quindi come per esempio EDF, Enel e Veolia che bene o male fanno parte appunto del settore energetico piuttosto che dei panieri su titoli bancari oppure con dei titoli insomma Gabriele correlati dal punto di vista insomma magari una correlazione storica in termini di utilizzo magari Lufthansa con PayPal che è una piattaforma quindi Lufthansa viaggi PayPal che è il metodo di pagamento e Pfizer che è fondamentalmente il vaccino insomma abbiamo fatto una combo abbiamo fatto una combo operativa Eh sì, esatto, abbiamo fatto una combo operativa, insomma, ovviamente poi, come diceva Gabriele, qui noi l'obiettivo dello strutturatore o dell'emittente è quello di creare varie tipologie di prodotti, quindi varie tipologie di asset class in termini di certificati, e metterli sul mercato anche con vari sottostanti in modo da permettere anche una diversificazione di portafoglio che è sicuramente molto importante. Quindi anche questo io direi a Gabriele è anche ugualmente importante. Quindi non tanti titoli sullo stesso settore, magari sullo stesso appunto sottostante, perché se ovviamente quel sottostante, quel settore entra in crisi, di conseguenza il portafoglio ne soffre parecchio. Una domanda che ci facevano Gabriele in un momento magari particolare. Oh, scusami, la rileggo. In un periodo come questo, caratterizzato da mercati particolarmente reattivi, non sarebbe meglio preferire un certificato con pochi sottostanti, magari due al massimo, piuttosto che un paniere fondamentalmente con più sottostanti? Sì, si può fare, dipende dalla pianificazione finanziaria e dalla selezione della persona. È una scelta sicuramente saggia per ridurre il rischio, ma la riduzione dei sottostanti, quindi di conseguenza delle variabili, può anche prescindere, no, dal
dal momento storico, no? Cioè può essere una scelta proprio di portafoglio, no? E ci può essere l'investitore che non ha problemi all'interno della sua pianificazione a acquistare dei worst off in qualsiasi condizione di mercato, sia che il mercato abbia fatto più 20 o che il mercato abbia fatto meno 20, no? Dando per scontato che sul meno 20 sia più rischioso acquistare, non è così automatico, ma facciamo finta che lo sia. E altri investitori invece possono andare a lavorare con certificati su un solo sottostante, indipendentemente da quello che è il contesto di mercato, perché magari è più efficiente, meno rischioso, se vogliamo, in base alla propria pianificazione finanziaria. Io non è un segreto che anch'io preferisco in genere i certificati con un solo sottostante, però in realtà non scarto anche quelli con più sottostanti. Oltretutto, nell'ultimo anno ho anche aumentato un po' l'asticella del rischio, ho comprato e ne ho parlato anche pubblicamente di certificati che magari in altri contesti storici non avrei citato, no? Si tratta semplicemente di incastonarlo all'interno di una corretta pianificazione. Non tutti, mettiamoli in questi termini, non tutti i certificati sono idonei a ogni investitore. Per dare un'idea, ci sono dei certificati che possono essere idonei anche a mia moglie, che ha un budget di rischio bassissimo, e altri certificati invece magari sono idonei solo a me, ad esempio, no? È un esempio stupido, però per dire che fondamentalmente c'è un certificato per ogni investitore, no? C'è un certificato per ogni obiettivo finanziario, banalmente, no? Quelli che stiamo facendo vedere adesso sono cash call, cioè pagano una cedola periodica e quindi soddisfano l'obiettivo entrata periodica. Ci sono dei bonus, dopo se abbiamo tempo facciamo vedere qualcosa, che invece pagano un rendimento finale e durante la vita del certificato non pagano cedole, quindi vanno a soddisfare che cosa? L'obiettivo rendimento. Quindi c'è una struttura per ogni obiettivo finanziario, c'è una struttura, una tipologia di certificato per ogni grado di rischio. Lì dopo, sai, sta nell'abilità, nell'esperienza e nella conoscenza anche dell'investitore di selezionare quei certificati che sono efficienti per soddisfare il proprio obiettivo finanziario, no? Compatibilmente con il proprio grado di rischio. A parole molto Assolutamente. semplici, quando si è neofiti non è semplicissimo, però il dato è questo fondamentalmente, sono una freccia in più nel proprio arco a vantaggio della pianificazione finanziaria. Non dimentichiamoci che i certificati, dal mio punto di vista, che sono poi il motivo per cui tanti anni fa ho cominciato a studiarli, hanno secondo me due vantaggi. Il primo, sono un'alternativa all'entrata periodica in questa fase di tassi a zero. Secondo, offrono rendimenti asimmetrici, cioè ti permettono di guadagnare anche se il sottostante perde il 10, 20, il 30%, a seconda delle tipologie dei certificati, ovviamente, e questo non è banale, fondamentalmente. Certo, allora, Gabri, andiamo sul prossimo certificato. Prima di andare su questo, veramente tante domande, soprattutto su indicazioni di certificati con singolo sottostante. Allora, credo che ora ci spostiamo su quelli che appunto sono giusto i bonus cap, o avevi un'altra scaletta in mente? Non so se avevi. No, io mi sono segnato, ho anche un cash call e tire bag, ad esempio, su Nike, Adidas, e Allora, si chiama quello che vuoi tu, quello che vuoi tu, dammi il codice ISIN e lo vediamo. facciamo questo, facciamo un fixed con un solo Ok. sottostante, in questo caso Intesa San Paolo. Ho cercato di essere un po' più vario, no, nella selezione, perché partiamo da un presupposto, no? Io e Riccardo non stiamo facendo consulenza personalizzata, quello che stiamo facendo è fondamentalmente formazione, no? Prendiamo degli esempi, nel mio caso seleziono dei certificati che ritengo essere interessanti e ne illustro le caratteristiche e Riccardo fa la stessa cosa, no? Illustra le caratteristiche del prodotto, eccetera. Poi ognuno ovviamente deve ritagliarsi le cose. Quindi quando facciamo questi webinar, che cosa facciamo? Cerchiamo di presentare il numero, diciamo, la tipologia di certificati, c'è cioè tante tipologie di certificati, in modo tale che ogni investitore comprende le caratteristiche di tutte e valuta quello che sia più affini alla propria operatività. In questo caso, dicevo, ho selezionato un fixed, ti passo il codice Il ISIN. codice. Sì, allora Gabriele, dico anche questo perché può essere beneficio per altre domande. Quelli che noi, e mi ricollego anche al filo, quelli che noi stiamo presentando con Gabriele ora, ritrovate, oltre che nei PDF che vi ho fatto vedere, che sono appunto accessibili sempre, info, avvisi, nuovi prodotti, lo ripeto perché ci sono ulteriori domande su come reperire quel documento lì, e questo è disponibile a tutti, potete andare anche nel filtro in alto a sinistra, magari scegliete quella che è
la tipologia di certificato che vi piace di più, quindi ipotesi, vi piace un cash collect oppure piuttosto che un fixed cash collect di cui parleremo magari successivamente o non so, andate nella sezione fixed cash collect, vi vengono fuori tutti i prodotti che noi stiamo quotando in questo momento con il prezzo anche denaro lettera aggiornato in tempo reale. Considerate che ora il mercato è chiuso e quindi non li trovate tutti. Questo vi permette di trovare anche, come dicevamo in precedenza, quei certificati che stanno quotando a sconto, quindi meno di 100. L'ho detto anche perché c'erano delle domande su come poter trovare appunto i certificati che hanno dei prezzi convenienti. Visitate queste sezioni dove ci sono tutti i prezzi aggiornati in tempo reale, insomma. Esatto. Volendo, tra l'altro, si può schiacciare anche il tasto azzurro e si può fare l'export su Excel, quindi uno scarica il file Excel, lo apre, mette la colonna filtro fondamentalmente e può andare a scartabellare, quindi ad esempio può scartabellare che cosa, non so se stiamo parlando di, avevo in mente i bonus cap, quindi però in questo caso che sono i fixed, che cosa fa? Magari elimina che cosa? Le scadenze che non sono compatibili con la propria ottica temporale, va a eliminare magari i certificati che hanno una quotazione sensibilmente sopra 100, va a, come dire, a scartare, no? I sottostanti che non sono di suo gradimento, ad esempio i certificati, non so, più volatili, che so, Tesla, Twitter o cose di questo tipo, magari per scelte personali uno desidera non utilizzarli, quindi li scarta, e quindi di fatto a forza, no, di una situazione stile imbuto, no, vado a mettere dei filtri, è molto semplice, e scartabello fondamentalmente andando a ridurre la selezione. In questo modo io in 5 minuti, ma neanche 2 minuti, se uno è svelto ed è rodato, lo fa anche in un minuto in realtà questa operazione, ha la lista fondamentalmente della tipologia di certificati più interessanti per il suo caso specifico. A disposizione. Se lo volete fare sui bonus cap, andate su bonus cap, li elencate tutti, li scaricate, vi scartate anche lì, tutti quelli che hanno toccato la barriera, via. Tutti quelli che hanno una barriera troppo vicina, via. Tutti quelli che hanno una scadenza non compatibile, via. In 3 click, fondamentalmente, avete trovato il coso, il nocciolo. Il prodotto che vi interessa. Esatto. In funzione della distanza dalla barriera e partendo dal più distante andate a vedere il rendimento e andate a guardare quello più interessante. Ovviamente, attenzione, non partite da quello, partite sempre anche dal sottostante, cioè l'analisi, no, deve partire sempre da lì, non è che semplicemente perché ha molto rendimento e una distanza dalla barriera lontana allora va selezionato, guardate sempre anche il dato sottostante, non solo quantitativo ma anche qualitativo del sottostante. Dicevamo, okay. Te l'ho dato l'ISO, non mi ricordo. No, non me l'hai dato perché ti avevo interrotto, scusa. HV476 di Juventus e 0. Ok, un fixed. Questo è un fixed. I fixed sono sempre prodotti a capitale condizionatamente protetto, pagano sempre delle cedole, in questo caso lo vediamo, sono cedole incondizionate, quindi l'obiettivo è sempre quello dell'entrata periodica. La caratteristica di questi prodotti fondamentalmente è quella di avere delle cedole incondizionate, vuol dire che a ogni data di rilevazione la cedola viene pagata indipendentemente dall'andamento del sottostante. Quindi se un investitore acquista questo certificato, in questo caso il certificato è costruito sul titolo Intesa, dopo magari lo vediamo, ce ne sono tanti, l'abbiamo visto prima in realtà con la selezione, ce ne sono tanti altri, c'è ad esempio un altro certificato secondo me interessante in questo momento, io oggi ho scelto Intesa ma secondo me c'è un altro interessante anche su Enel, un investitore che magari reputa Enel più stabile nelle quotazioni rispetto a Intesa può tranquillamente scegliere quell'altro certificato, no? Ho citato i due che oggi, diciamo così, sono emersi dalla mia ricerca, ma in realtà nulla vieta che uno possa avere, che so, una predilezione per Alleanza Generali, ad esempio, si sceglie il fixed con sottostante assicurazioni generali. Quindi dicevo, in questo caso c'è Intesa. Dicevo, questo certificato paga ogni trimestre una cedola dell'1,5%. L'1,5% è pagato indipendentemente dall'andamento di Intesa, cioè Intesa può fare più 20 o meno 30 rispetto allo strike, che comunque questa cedola ogni trimestre viene erogata al possessore.
Dove sta il trucco? Beh, il trucco non c'è, semplicemente a ogni data di rilevazione si incassa la cedola, quindi di fatto non c'è l'autocall, non si va a guardare i vari scenari, eccetera, perché la cedola è incondizionata. Appunto, incondizionata vuol dire che viene pagata indipendentemente dal contesto del titolo. Attenzione però perché a scadenza c'è la barriera, barriera che è ovviamente discreta, attiva solo a scadenza, ma è quella che ovviamente ci permette di proteggere il capitale. Quindi se io compro questo certificato oggi, per dire, lo pago, quant'è il prezzo? Non me lo ricordo, aspetta, non mi sto ricordando. 99, diciamo intorno a 99,50. 99 e mezzo. Quindi lo compro a 99, facciamo. Che cosa faccio? Incasso ogni trimestre l'1,5% e poi, visto che non viene mai, non va mai in autocall perché non c'è l'autocall, sarebbe una contraddizione in termini per questo prodotto, si va alla naturale scadenza. Naturale scadenza, che vi dico subito la data, è nel dicembre del 2023. A quel punto che cosa fa? Si tira una riga e si va a verificare se il titolo è superiore al livello della barriera, che posta 1,62,82, eccolo lì indicato. E a quel punto, dicevo, se il sottostante, intesa, è superiore alla barriera, il certificato mantiene la protezione, rimborsa 100 e paga l'ultima cedola. Se invece il sottostante è inferiore a questo livello di prezzo, cioè la barriera, ecco che di conseguenza pagano la performance negativa del sottostante, quindi il prezzo finale diviso strike moltiplicato per 100. E non viene pagato l'ultimo coupon, perché l'ultimo coupon è un coupon condizionato. Scusami, mi sono permesso di Esattamente. aggiungerlo. No, hai fatto benissimo perché sai, andando a braccio Beh, certo. sfuggire, assolutamente sì. Quindi questo è un prodotto anomalo rispetto a prima, perché prima i cash call pagavano la cedola condizionata, in questo caso la cedola incondizionata, questa è la principale differenza tra i due prodotti. Anche qui ce ne sono varie, prima con tanti sottostanti, oggi ho selezionato questo con Intesa, potevo scegliere quello su Enel che non era, insomma, si meritava anche lui in realtà di essere citato, però per questioni di sintesi bisogna selezionare, no? Certo. Abbiamo ancora qualche minuto? Sì, assolutamente. Una domanda, questo non fa reddito diverso, giusto? Sì, è reddito diverso perché viene, diciamo, viene compensato, con le minusvalenze. Allora, no, Scusami, vai, finisci, ti ho interrotto. funziona così fondamentalmente. Il discorso è questo. Ne ho parlato anche l'altro giorno nel mio gruppo chiuso su Facebook. Il dato, allora, allora, si deve guardare ai fini fiscali fondamentalmente la protezione del capitale a scadenza. Allora, se la cedola è incondizionata e il prodotto a capitale protetto, allora quella cedola è reddito di capitale e quindi non può essere utilizzato per recuperare minus. Gli altri casi quali possono essere? Cedola condizionata e capitale protetto. È vero che il capitale è protetto, ma la cedola è ignota perché è condizionata, è reddito diverso. Capitale condizionatamente protetto, la cedola che sia incondizionato o che sia condizionata è incerto il capitale a scadenza. Quindi in entrambi i casi la cedola è reddito diverso e quindi recupera minus. Quindi nel caso del fixed, scusatemi, è vero che la cedola è incondizionata, ma è altrettanto vero che il capitale a scadenza non è protetto, ma è condizionatamente protetto. In questa condizione, quindi il legislatore ha detto la cedola è comunque reddito diverso. Certo. Gabri, mi chiedono se puoi citare, dato che ne hai parlato varie volte, dell'altro fixed su Enel, però io farei così, magari piuttosto che citare quello, che non me ne voglia chi ce l'ha chiesto, così diciamo facciamo capire come magari utilizzare anche il sito. Andando in diciamo qui dove c'è scritto data di regolamento, vedete che è stato emesso a novembre del 2019. Allora, stesso esercizietto di prima, perché vi può essere utile, insomma, in due modi: o andate sul filtro e poi andate qui dove ci sono tutti i fixed cash collect e lo ritrovate, insomma, dove sono fixed cash collect, verranno fuori appunto tutti quelli che sono quotati e quindi troverete anche quello con Anche sottostante. sottostante, magari. Com'è?
Metti anche magari il filtro del sottostante, provi Esatto, mettiamo direttamente. anche, esatto, mettiamo anche il sottostante. Io faccio vedere prima tutti, oppure potete, se avete già un sottostante che vi piace, come in questo caso appunto quello su Enel, andate con quest'ulteriore selezione e vi vengono fuori appunto i prodotti emessi su Enel, che sono quattro. Io non so esattamente quello che vi preso, probabilmente sarà È questo. quotato a cavallo di 99 anche lui. Forse può essere, può darsi che sia l'ultimo, però ho fatto la selezione nel computer dell'altra sala, quindi mi dovrei fisicamente. Ti dovresti spostare. Ok, comunque abbiamo fatto vedere più o meno come poterlo ritrovare, poi lasciamo a voi eventualmente le analisi, oppure Gabriele, se volete vedere tutti quelli che sono più o meno della stessa tornata o della stessa emissione, basta andare nel PDF relativo all'emissione, lì ci sono fondamentalmente tutti quelli dell'emissione. Non so se hai un altro insomma, prodotto da farci vedere. Se vuoi ho un cash collect airbag più un paio di bonus, oppure vuoi che andiamo direttamente sui bonus? Dimmi tu che minutaggio hai, io non ho problemi. Ma andiamo sui bonus, diciamo, stavo vedendo un attimo qualche domanda. Le minus che si possono recuperare indipendentemente se sono da certificati oppure altri prodotti, no, le minus il monte totale in generale, qualsiasi cosa siano state insomma generate, quindi le minus si compensano tutte. Una cosa importante, ricordiamo che la compensazione, il legislatore, dato che parlavamo di legislatore, il legislatore permette la compensazione delle minus in due modi diversi. E questo è un elemento di cui dovete tener conto. Una modalità è compensazione diretta, quindi il certificato stacca cedola e quindi va a compensare direttamente con il monte minus che voi avete a disposizione. Il secondo è fondamentalmente decurtazione del prezzo medio di carico. Quindi stacca la cedola, viene modificato il prezzo medio di carico e la compensazione si ha solo a chiusura, quindi a vendita del prodotto, oppure a scadenza. Lo ricordo perché ovviamente è importante se voi fate un'operazione soprattutto a fine anno, e quindi magari questo non è il caso di prodotti comprati diciamo date infrannuali, ma se lo fate a fine anno con un obiettivo specifico di compensare le minus, contattate il vostro intermediario, quindi non dipende da noi strutturatori, ma dipende dalla scelta dell'intermediario. Contattate l'intermediario e informatevi su come effettua la compensazione fiscale. Ulteriore elemento, insomma, da ricordare. Ok, Gabri, andiamo col prossimo ISIN e poi direi che magari ci possiamo lasciare, dato che noi a breve abbiamo anche un altro webinar, qualche sorpresa per il prossimo di webinar. Sì, assolutamente sì. Allora, te ne do due veloci, uno più tranquillo e uno più aggressivo. Allora, partiamo da quello da scavezzacollo, no? Diamoci un po' di Va cosa bene. Tesla, il titolo Tesla, tanto chiacchierato, DE00HV4L di Livorno e di Empoli, N di Napoli, 9. 9. Sì, li ho presi tutti, insomma. Certificato è un classico bonus cap. I bonus cap sono prodotti a capitale condizionatamente protetto, non pagano nessuna cedola, ma a scadenza rimborsano un bonus. Questo bonus viene pagato se non si è verificato l'evento barriera durante la vita del certificato. La barriera che contraddistingue i bonus cap è una barriera continua intraday, vuol dire che attiva ogni giorno di vita del certificato. Questa è una sostanziale differenza rispetto ai certificati che abbiamo visto prima, che sono a barriera discreta, dove la barriera, cioè, è rilevata a scadenza, quindi vuol dire che se durante la vita del certificato viene violata non si perde la protezione del capitale a scadenza. In questo caso invece la barriera è continua e quindi se viene toccata anche solo per un tick, anche solo per un secondo in intraday durante la vita del certificato, a scadenza si perde la protezione del capitale, che non vuol dire automaticamente perdere soldi, perché nel corso della vita il sottostante potrebbe, la vita del certificato ovviamente,
il sottostante potrebbe recuperare, potrebbe andare sopra al valore dello strike, e quindi di fatto a scadenza, quando si va ad applicare la formula, che è sempre la stessa, prezzo finale diviso strike moltiplicato per 100, si ottiene comunque un rendimento positivo, quindi non è così automatico, però è chiaro che l'evento barriera non è sicuramente un evento simpatico, ecco, questo è il dato. Dicevo, in questo caso il sottostante è Tesla. Questo certificato come si legge? Beh, si legge in modo molto molto semplice. Allora, se Tesla come sottostante da qui a scadenza, che attenzione, è una scadenza molto breve se guardate, perché è settembre di quest'anno, quindi stiamo parlando di un certificato con qualche mese di vita davanti fondamentalmente, non scende mai a toccare la barriera di 425,6655, eccola lì, che vuol dire, andiamo un po' più in basso, una perdita del 40-44%, poi del 43-53%, allora questo certificato che cosa fa? Rimborsa, scusami Riccardo, torniamo su, 121,50, eccoci qua. Considerando che lo si compra in lettera a cavallo di 111, se non ricordo male, l'ho visto prima, significa un rendimento annualizzato, lo troviamo di nuovo sotto, ti faccio lavorare oggi, porta pazienza, vedete, del 21,70%, del 22% avevo calcolato io, ma è cambiato leggermente il prezzo. Quindi fondamentalmente, se Tesla da qui a settembre non perde il 43%, non va quindi a violare la barriera, voi comprate questo certificato oggi a 111, vi rimborsa 121,50, avete un rendimento annualizzato del 22%. Il rendimento semplice invece è inferiore da un 9% circa, se ho visto bene. Sono comunque rendimenti assolutamente interessanti. È chiaro che Tesla è un titolo volatile, quindi di conseguenza è vero che la barriera è distante un 43%, è vero che la scadenza è metà settembre, ma attenzione però, perché comunque è sottostante volatile e la barriera è continua. Un certificato sulla carta più prudente, perché sottolineo sulla carta? Perché certezze sui mercati finanziari non ce ne sono. Chi segue questa rubrica da anni sa che uno dei miei titoli preferiti è sempre stato, ma è tutto in realtà, continuo a utilizzarlo, il titolo ENI, no? Che per tanti anni ha dato grossissime soddisfazioni sui cash collect, no? Perché oscillava fondamentalmente in modo molto regolare dal 2009 fino all'anno scorso tra un'area di supporto e un'area di resistenza abbastanza evidenti, no? Tutte le volte che era nella fascia di oscillazione inferiore bastava comprare un cash collect, un bonus cap, quello che piaceva, nel mio caso erano principalmente i cash collect, e di conseguenza si incassavano le cedole, a volte andavi in autocall, a volte invece avevi la fortuna che il certificato restava in vita lunga e ti pagava le cedole, ed era un bel viaggiare fondamentalmente. Poi cosa è successo? Successo l'anno scorso, il titolo è franato fondamentalmente, no? È stato uno dei titoli che ha avuto le conseguenze peggiori, un po' per la crisi del petrolio, un po' per il discorso Covid, pandemia, lockdown e recessione. Di fatto a gennaio quotava in area 7, in area 14, è sceso fino in area 6-7 euro, no? Quindi un ribasso del 50% per quello che era il titolo a maggiore capitalizzazione. Nessuno se lo sarebbe immaginato, no? Quindi se a inizio anno qualcuno avesse detto Eni quest'anno perde il 50%, no? Dopo la persona gli avessi dato la pacca sulla spalla, no? Come si fa con il matto del villaggio, no? Che lo si tende ad assecondare, sì, hai ragione. Poi dopo dice, ma cosa sta dicendo questo povero? Ma in realtà sui mercati, no? Queste cose capitano, no? Quindi uno di questi temi ne parleremo probabilmente la prossima settimana insieme a Riccardo e Stefano Fantone, proprio quello anche poi di diversificare, no? Di non sposare un'idea, questa è una trappola mentale, e dire non ha mai tradito, non tradirà mai. No, assolutamente. Il fatto che un titolo sia andato bene nel passato non significa che andrà bene anche nel futuro, quindi diversificare. Quindi dicevo, Tesla potenzialmente pericoloso, l'altro titolo che vediamo adesso a sottostante Volkswagen, dicevo potenzialmente meno rischioso, ma è un potenzialmente, no? Sui mercati ci sono sempre le sorprese. Provate a pensare qualche anno fa al Dieselgate, mi pare che l'avessero definito, no? Problema delle emissioni, il titolo che era crollato, mi ricordo che in quel momento mi ero fregato le mani perché erano crollate sia dei certificati a capitale protetto sia delle obbligazioni di Volkswagen, però il fatto che fosse scoppiato il Dieselgate sicuramente
le penali che sarebbe stata chiamata a pagare avrebbero causato una contrazione, no, degli utili, e di conseguenza magari gli azionisti avrebbero incassato un dividendo inferiore, addirittura magari non avrebbero incassato il dividendo, quindi era normale che ci fossero conseguenze negative sulle azioni, ma quello scandalo non metteva in rischio, almeno così pareva, ed è così stato, la solvibilità dell'emittente, e quindi di conseguenza i certificati che erano sul mercato a capitale protetto o le obbligazioni di Volkswagen erano veramente interessanti in quel momento, quindi era una soluzione molto interessante. Quindi dicevo, l'ISIN, dunque aspetta che lo devo recuperare, sono senza occhiali, eccoci qua, 4LFM8, FM8. Ecco. Questo. La struttura è sempre quella del bonus cap, la barriera è sempre continua intraday, la scadenza è sempre breve, ma leggermente più, come si dice, più lontana Lunga, di prima, più lunga, bravo, perché siamo sempre nel 2021, ma in questo caso siamo a dicembre, prima eravamo a settembre, però ovviamente ho certificato che ha meno di un anno di vita. Il sottostante, abbiamo detto, è il titolo automobilistico tedesco Volkswagen. Come si legge questo certificato? Beh, si legge in modo molto semplice. Se da qui a scadenza il titolo Volkswagen, che è appunto il sottostante, non scende a toccare la barriera che è posta a 143,9425, che vuol dire che non perde un 38% dalla quotazione di oggi, ecco che allora, cioè dalla quotazione attuale, scusate, ecco che allora il certificato che cosa fa? Rimborsa 112,50, che è il bonus. Considerando che lo si compra in area 106, 106,28, ecco che allora di conseguenza, 106,45, ecco che allora il rendimento lordo annualizzato è dell'8,80% circa, 8,69 aggiornato. Quindi questo è un certificato sicuramente sulla carta meno rischioso rispetto al precedente, perché Volkswagen è meno volatile rispetto a Tesla, però non ci sono certo certezze. È sicuramente un certificato interessante. C'è sempre qualcuno, non so se ci sono tra le domande anche questo tema, che sottolinea il fatto che sono prodotti a barriera continua, che sono prodotti quindi più rischiosi della barriera discreta. C'è sempre qualcuno che sottolinea che siamo sui massimi storici e quindi i certificati a barriera continua sono pericolosi. Concordo con entrambe le affermazioni, però attenzione perché comunque dipende dall'efficienza fiscale, dalla pianificazione fiscale, scusi, pianificazione finanziaria Certo. della persona utilizzarli o meno. Ci sono profili più aggressivi, ci sono obiettivi diversi, e quindi di conseguenza, secondo me, sono una freccia in più. Era un po' che non ne parla. Io sono un amante di questi certificati, devo essere molto sincero, ne utilizzo parecchi. In passato forse li utilizzavo maggiormente, oggi forse li utilizzo un filo meno, ma comunque li utilizzo. E proprio con la modalità che vi ho fatto vedere in questo momento, a volte vado a fare anche Stefano Fantone chiamerebbe avarate, no? Vado cioè a cercare dei certificati che magari hanno un solo punto tra la lettera e il rimborso, mancano magari 20 giorni, un mese o cose di questo tipo. Sembrano rendimenti bassi, ma annualizzati sono assolutamente interessanti. Se lo fai sistematicamente, il discorso è interessante. E quindi, diciamo, per me sono una freccia in più. Poi è chiaro che se uno non apprezza la barriera continua, chiaro che fa una scelta di portafoglio, elimina tutti i certificati con questa caratteristica, gli rimangono tutti gli altri, che sono comunque centinaia, per cui non ci sono problemi. L'importante è che l'investitore sia Certo. consapevole, conosca le caratteristiche, pregi e difetti di ogni prodotto, poi scelga quello che è più efficiente per il suo caso specifico. Sì, allora, esatto. Allora, Gabri, faccio un punto su questo, poi ti devo chiedere l'ISIN. Allora, un punto su questo che è importante ricordare, poi andiamo in chiusura perché diciamo abbiamo un po' sforato, ma non tanto per quello perché potremmo avere, cioè potremmo stare qui 3 ore, insomma, in continuo. Anche perché ci rivedremo a breve con Gabriele per un prossimo appuntamento. Allora, una domanda: a scadenza rimborsa sempre 112,50? No. Allora, a scadenza rimborsa. Allora, questo prodotto, ripartiamo dall'inizio, giusto per rimarcare alcuni elementi fondamentali. È un prodotto, quindi bonus cap, è un prodotto con barriera continua intraday, quindi la barriera viene osservata sempre durante tutti i giorni di contrattazione. È posta a 143,94. Se la barriera
non dovesse essere mai infranta, quindi dal primo giorno di quotazione fino alla scadenza, in quel caso rimborsa 112,50. Se invece in qualsiasi momento, ok, della giornata o dei giorni di contrattazione questa barriera verrà infranta, a scadenza non sarà rimborsato necessariamente 112,50, ma il capitale sarà rimborsato secondo una formula che è il valore di riferimento di Volkswagen alla data di valutazione finale, in questo caso quindi alla scadenza, che è fondamentalmente il 16-12-2021, diviso il prezzo strike iniziale per 100. Ok? Quindi se una volta infranta la barriera il titolo crollerà, continuerà ad andare sotto, andare giù, ovviamente voi perderete del capitale. Se una volta toccata la barriera il titolo dovesse riprendere il trend positivo e magari quotare anche al di sopra dei 221, magari arrivare a quotare 230-240 dollari, potreste avere anche un rimborso positivo, anche maggiore di quello che è il prezzo di acquisto, sempre nei limiti del cap, quindi mai però in un rimborso superiore al 112,50. Quindi ricordatevi quella formuletta che vi ho citato, è una formuletta molto semplice e può esservi d'aiuto. E spero di essere stato chiaro fondamentalmente su questi temi, che sono molto importanti per valutare la rischiosità del prodotto, non per altro. Per quanto riguarda invece, Gabri, ci chiedevano vari amici l'ISIN sul ENI, sul titolo, sul bonus cap ENI. Non so se ce l'hai sotto mano oppure no. Dato che hai parlato appunto, ah ok, va bene, ce lo lasciamo come invito per il prossimo webinar a questo punto. Ho inaugurato questa postazione per i video, no? Quindi ho tutto... È tutto dall'altra parte, va bene. Sì, scusate, ma qui in ufficio ho tre stanze con tutti i vari computer e ognuno c'ha la sua cosa, quindi ho tutto di là, non è così agevole. Magari va bene, se è privato, volentieri vi mando... Una mail con gli ISIN senza problemi, molto volentieri. Ok, perfetto, quindi per indicazioni sugli ISIN contattate Gabriele, per indicazioni sul funzionamento del prodotto contattate me. Ricordiamo sempre, come diceva Gabriele prima, non sono consigli per gli acquisti, noi facciamo vedere delle strutture di prodotto, poi ovviamente tra le varie strutture magari Gabriele sceglie quello più interessante secondo varie caratteristiche. Mi raccomando, valutate pianificazione finanziaria, il vostro grado di avversione al rischio e tutte le altre informazioni personali che sono molto molto importanti. Detto questo, Gabriele, io mi sa che siamo arrivati, andrei verso la conclusione, i saluti finali, giusto? Assolutamente sì. Prima di salutare però ricordiamo un webinar del 20 di aprile. È un evento particolare che facciamo a quattro mani, le mani sono diventate otto praticamente, quattro voci. Ci sarò io, ci sarà Gabriele e Stefano Fanton, che parleranno un po' della costruzione di un portafoglio e gestione dell'emotività, molto molto importante sui mercati finanziari, e ci sarà un nostro economista di Unicredit che darà una view sui mercati, quello che è successo e quello che fondamentalmente potrebbe succedere in futuro sui mercati. Quindi insomma, diciamo che è un evento particolare. Non possiamo più fare aula per il momento, però cerchiamo di compensare con questi eventi nuovi, Gabriele, quindi speriamo che saranno numerosi. Bellissimo per alta formazione, perché è un tema questo che si presta all'interazione, no? Quando si parla, no? Parleremo anche di finanza comportamentale, di scelte di investimento, eccetera, le andremo a declinare ovviamente sul discorso certificati, ma in realtà molte regole valgono per qualsiasi prodotto, no? E quindi di fatto è un tema trasversale, perché colpisce, no? Coinvolge, diciamo così, ogni investitore, ed è bello confrontarsi, no? Uno ha un punto di vista, uno ne ha un altro, uno reagisce in un modo, reagisce in un altro, questo sarebbe perfetto, però purtroppo i tempi non sono ancora maturi per gli eventi fisici, ma ci riserveremo di rifarlo dal vivo, insomma. Dal vivo. Ricordo anche che chi volesse iscriversi trova fondamentalmente nella home page, in parte in basso, eventi, e lo vedete qui, 20 aprile,
basta cliccare sul link e poi iscriversi gratuitamente. Insomma, sì, questo lo possiamo sicuramente fare, Gabri, al prossimo appuntamento, cioè il primo appuntamento, insomma, dal vivo, quando ci sarà possibile. Io direi che detto questo siamo arrivati a conclusione di tutto, insomma, e possiamo congedarci con un caro saluto, giusto? Assolutamente sì. Perfetto, allora ancora grazie a te Gabriele per le spiegazioni preziosissime, grazie a tutti per aver partecipato numerosi, vi aspettiamo il 20 aprile e ancora una buona serata. Buona serata a tutti, grazie mille Riccardo, buona serata.